Sono trascorsi 24 anni dalla strage di Via D'Amelio, strage in cui persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Era il 19 luglio del 1992. Dopo un mese e mezzo, il 6 settembre di quello stesso anno, anche Cremona, forse per la prima volta in modo chiaro, dovette ammettere di essere stata anch'essa infettata dal terribile virus della mafia. Alle colonie padane presso il circolo Barcaioli e Pescatori vennero freddati due cutresi, Ruggero Dramore e Antonio Muto. Il primo era il vero obiettivo, accertano le indagini, e la firma è quella della 'Ndrangheta. Esattamente 10 anni fa, come oggi, il quotidiano La Provincia diede notizia della sentenza definitiva con cui la Corte di Cassazione confermò l'ergastolo per Vincenzo Scandale e per Aldo Carvelli. Del mandante nessuna traccia. Eppure anche in precedenza i segnali non mancarono. Già nel giugno 1991 furono individuati due, si disse, presunti covi in via Santa Caterina e in via Garibotti a Cremona. Da lì, benché ancora qualcuno si ostinasse a parlare di Isola Felice, Cremona capì di dover drizzare le antenne. Città tranquilla, riservata, talvolta ai limiti dell'omertà, l'humus ideale per la malavita. Gli input cominciarono a susseguirsi con crescente frequenza. Molti commercianti a Cremona, tanto quanto a Crema, lamentarono il dilagare dell'usura, dell'estorsione e le insistenti pretese del pizzo, confermate peraltro da un crescente numero di arresti, di rapine e di strani incidenti occorsi a diversi pubblici esercizi e cooperative sostanzialmente sino ad oggi in tutta la provincia. Il 19 novembre 2002 l'operazione Grande Drago riuscì finalmente a decapitare la costa cutrese, con ramificazione nel cremonese, nel piacentino, nel mantovano e nel reggiano. Nel 2010 il rapporto della Direzione Investigativa Antimafia di Milano individuò ben 5 filoni di criminalità organizzata sul nostro territorio: la 'Ndrangheta calabrese dominante, Cosa Nostra e la Stidda siciliane, la Camorra campana e la Sacra Corona Unita pugliese. L'ultimo tassello in ordine di tempo risale solo alla scorsa settimana. È la richiesta di intervento inviata dal parlamentare cremonese Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle al ministro dell'Interno Alfano a seguito delle notizie relative a infiltrazioni mafiose negli appalti per Expo 2015. Pare che il principale indagato, presidente del consorzio di cooperative che hanno ottenuto i subappalti incriminati, sia vissuto a lungo nel cremonese e sia stato anzi arrestato alcuni anni addietro a Monte Cremasco con l'accusa di tentato omicidio. Toninelli chiede più vigilanza e maggiore prevenzione. Sono trascorsi 25 anni da quando Cremona per la prima volta si destò dal proprio torpore e scoprì di essere al nord uno degli epicentri della malavita organizzata. Eppure si è ancora qui a invocare controlli e interventi concreti. 25 anni. Davvero un triste anniversario.